ragazzi, bentornati in un nuovo video e anche se sono un po' raffreddato, oggi vi porto una bella notizia di Sea of Thieves. La Rare ci annuncia il Technical Alpha Update 0.1.0 con un video di 3 minuti dove ci fanno vedere tantissime cose nuove che non abbiamo ancora visto fino ad oggi. Un esempio lampante è quello della tecnica di navigazione, dove potremo interagire con i nostri compagni in un modo che secondo me non si è ancora mai visto, soprattutto in un gioco di navi e pirateria. All'interno della nave avremo un bancone dove possiamo vedere una mappa che si potrà interagire tutti insieme, vedere dove si sta cercando l'isola a noi interessata. Se possediamo una mappa del tesoro, per esempio, potremo girarla in modo tale che così tutti i compagni possano vederla e magari trovare quella che assomiglia di più sul nostro bancone, diciamo, nautico. Un'altra cosa che si può notare è l'inventario, che è molto basico, nel senso che non è complesso, è una rosa di oggetti dove noi potremo selezionarli e impugnare rapidamente. Un'altra cosa molto importante è che in quest'alfa finalmente avremo anche altri oggetti, oltre che l'oggetto per riparare la barca o la bussola, ma avremo una pala per poter scavare il forziere che noi andiamo a trovare nell'isola, che magari dove abbiamo trovato la X, sempre se la troveremo subito, non è stato ancora specificato se ci sarà un puntino o cosa, oppure il fucile, in modo tale che possiamo difenderci da attacchi nemici, soprattutto ravvicinati, nell'isola oppure sulla barca. Perché ricordatevi che quando voi prenderete il tesoro non ce l'avrete nell'inventario come si vede in altri giochi, ma bisognerà trasportarlo a mano fino all'interno della barca. Quindi fino ad allora i nemici, se sarete braccati, potranno attaccarvi oppure rubarvi il tesoro mentre voi siete nella barca. Non andrà a mancare di certo la battaglia navale, come abbiamo fatto vedere già nei video precedenti, ma comunque c'è già un qualcosa di differente. Ad esempio, che ci sarà una bussola vicino a chi guiderà, in modo tale che potrà direzionare la barca in un modo migliore, molto più semplice, oppure abbordare le navi nemiche con il fucile e quindi one shottare la gente, perché la cosa che fa notare questo video è che si one shotta. Inoltre, quando si morirà, si andrà in una nave fantasma dove aspetteremo, diciamo, una specie di caricamento di ritornare nel mondo dei vivi, che è una cosa simpatica secondo me. Inoltre ci fanno vedere anche qual è l'utilità delle sirene. In questo caso le sirene sono benigne, nel senso che quando ci verrà abbattuta la nostra nave, magari durante un combattimento, siamo rimasti dispersi nel mare, esse verranno il nostro aiuto, in modo tale che potremo ritornare in gioco. Inoltre, se riusciamo a portare a termine la nostra missione, cioè portare il forziere in un avamposto, avremo la possibilità di poterlo scambiare per del denaro e comprare successivamente oggetti che non ci sono stati ancora detti. Detto questo, ragazzi, voglio anche dire che questa alfa sarà accessibile a tutti, ma ad alcuni, nel senso che tutti potrete registrarvi, ma non avrete la sicurezza di poter essere presi per questo Technical Alpha. Inoltre, nel caso voi venite presi, dovrete fare attenzione a non divulgare assolutamente niente, screenshot, video, live e quant'altro, perché sarà soggetto a NDA. Non so bene la traduzione, ma significa che non potrete divulgare assolutamente nulla, altrimenti potrete passare dei guai seri, non solo il ban permanente dal gioco, ma magari anche a livello legale. Quindi soldi, fate attenzione. Con questo io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!